Come di consueto, dopo il punto del direttore Gianluca Fabi, diamo il buonasera anche alla nostra corrispondente dall'Ucraina, Irina Gulei. Buonasera. Lorenzo. Allora, Irina, partiamo da Mariupol, da quello che sta accadendo intorno ad Azovstal, perché ci sono delle novità. Dopo la giornata di ieri, le prime evacuazioni che sono cominciate ieri sera, Irina. Sì, quindi ieri sera hanno cominciato questa evacuazione dei nostri militari da Azovstal, poi di notte il presidente ha detto che questa evacuazione, questa operazione diciamo segreta, cerchiamo di fare tutto per salvare la vita dei nostri militari. E, abbiamo già le immagini di questa evacuazione, vediamo questi video. Qua in questo video possiamo vedere come i civili e anche militari portano quelli con le ferite. Difficile con le ferite grave. Poi c'è anche il video dell'autobus. Reuters ha comunicato che almeno 7 autobus sono partiti dal territorio di Azovstal. Quindi oggi anche Irina Vereshchuk ha chiesto di non parlare tanto di questa operazione. Lei ha detto che sappiamo cosa facciamo e parlare tanto di questo non aiuterà ai nostri militari. Poi il nostro ministro della difesa, Reznikov, Oleksiy Reznikov, oggi l'hanno chiesto di commentare quello che sta succedendo su Azovstal. E lui ha detto che la situazione è difficile e la situazione è molto delicata. Questa operazione è necessaria perché lì c'erano i nostri militari feriti che dall'assenza delle medicine potevano morire, quindi dobbiamo salvargli la vita. E poi ha aggiunto anche che questi militari che c'erano ad Azovstal hanno eseguito l'ordine che avevano, loro dovevano mantenere e non dare agli russi di passare avanti, cioè mantenerli in questa città di Mariupol. Hanno dato il tempo alle altre città, cioè Zaporizhia, e ha nominato anche Kiev, che grazie a quello che i nostri militari lì combattevano contro i russi, non davano possibilità di accumulare le forze nelle altre città. E quindi adesso il compito principale è salvare questi militari. Però comunque dobbiamo dire che anche adesso lì ad Azovstal rimangono i militari, non sappiamo la quantità, i giornalisti hanno cercato di chiedere il ministro della difesa quanti ne sono lì, però lui ha detto che non darà questa informazione. È la seconda volta, se non sbaglio, nel giro dei pochi giorni, Irina Gulei, che Irina Vereshchuk decide di invitare i media a non parlare più di tanto di una notizia. E diciamo così, gli occhi del mondo sono un po' puntati su Mariupol e sull'Azovstal, dove il battaglione Azov, ma anche i militari dell'esercito di Kiev hanno, diciamo così, come ci ha raccontato, fatto una linea di difesa strenua per permettere a città come Zaporizhia e come Kiev anche di sostenersi e di ricompattarsi, diciamo così, per prepararsi meglio e respingere quindi l'esercito russo. È così? Sì, e quindi come abbiamo sentito, e non solo Reznikov ha detto questo, anche il nostro presidente nell'appello di sera, di notte, ha detto che hanno eseguito l'ordine, quindi adesso dobbiamo salvarli. Ma l'ordine, e poi anche Prokopenko, cioè
il comandante di battaglione Azov ha detto che tutto questo tempo, cioè più di 80 giorni, loro combattevano contro i russi e cercavano di salvare la città o non cedere la città di Mariupol totalmente. E sono riusciti a farlo, come ha detto Reznikov e anche il nostro presidente. La guerra però non si è fermata, Irina. Ci hai mandato un video che viene dalla regione di Donetsk, dalla città, se non sbaglio, di Bakhmut. Raccontaci un po' cos'è Sì. successo e vediamo insieme questo video. Eccolo. No, non è questo video, c'è un altro dove vediamo le conseguenze di bombardamenti a Bakhmut, regione di Donetsk. I russi hanno colpito un condominio di 5 piani, hanno distrutto questo edificio e sappiamo già che i soccorritori sono riusciti ad estrarre sotto le marcerie un bambino di 9 anni. Lui è ferito gravemente, però se vediamo il video, lui riesce a muoversi un po', però speriamo che andrà bene questo bambino. Riesce a vivere, a sopravvivere. Irina, ci hai anche mandato una foto di una mappa che comunque si ricollega a quanto dicevamo prima, all'importanza che è stata per l'acciaieria e la resistenza all'interno di Azovstal. Aiutaci un attimo anche a contestualizzare bene che cosa significa effettivamente con questa mappa il sacrificio di Mariupol. Quindi questa mappa la rinnoviamo ogni giorno e così possiamo capire cosa sta succedendo sul fronte. Quindi così vediamo questo con color rosa, diciamo che è il territorio occupato dai russi. E vediamo con le strisce rosse, come agisce e dove sta attaccando l'esercito russo. Vediamo che est dell'Ucraina sono regioni di Lugansk, regioni di Donetsk, e vediamo che anche Mariupol, c'è cioè un piccolo fiore. La ritrovate con quel segno rosso, esatto, quello che sembra un fiore alla destra del vostro teleschermo fra le due icone, della bandiera russa. Le trovate sulla Sì, destra. e quindi questo fiore non ha dato possibilità ai russi di proseguire a Zaporizhzhia, cioè un po' a sinistra questa città. Adesso vediamo c'è questo fuoco che significa che i russi bombardano questa città, però non è occupata. E quando portiamo via da Mariupol, quando c'è evacuazione da Mariupol, portiamo la gente in questa città di Zaporizhzhia. Poi con questa mappa volevo farvi vedere che oggi i russi tutto il giorno cercavano di attaccare la nostra frontiera con Sumy. Questa città è un po' su, diciamo, a nord dell'Ucraina, non c'è il color rosa, c'è solo questo fuoco che significa che bombardano e anche sparano da tutte le armi che hanno, cercano di entrare, sì, penetrare il nostro territorio da quella parte. Quindi vediamo che non lasciano le prove di attaccare e prendere questo territorio anche un po' su nel territorio dell'Ucraina. Lo vedete, come diceva Irina, nella mappa tutti i simboli dello scoppio equivalgono a un raid o a un luogo che è stato attaccato, bombardato, ma non conquistato dalla Russia. Vedete, nessuna delle città che ci siamo abituati a sentir nominare è sotto il controllo della Russia, partendo
da ovest c'è Leopoli, c'è Ivano-Frankivsk, c'è Lutsk, ma poi c'è anche Zhytomyr, la stessa Kiev che potete trovare praticamente al centro di quella raggiera un poco più a nord. E poi concentrandoci verso le zone con l'avanzata delle truppe russe c'è Zaporizhia, c'è Mykolaiv, che è punto di partenza, diciamo così, secondo questa mappa, di una controffensiva ucraina. E c'è poi il fiore, quel simbolo rosso che contraddistingue sulla mappa la città di Mariupol. Irina, nel corso della giornata poi c'è stata anche, diciamo così, un battibecco internazionale che ha coinvolto l'ex vice ministro dell'interno Anton Gerashenko, che, diciamo così, ha risposto un po' per le rime a qualcuno. Raccontaci un po'. Allora, oggi ha fatto l'intervista, ha dato il suo commento alla radio di Israele, e ha risposto quando il giornalista gli ha chiesto: ma voi avete saputo che Macron ha proposto a Zelensky di cedere il territorio per volontà, diciamo, di Putin, per mantenere la faccia di presidente della Russia? E Gerashenko ha risposto che lui ha proposto a Macron di cedere il territorio della Francia, cioè Costa Azzurra, per esempio, lui può cedere questo territorio per mantenere la faccia di Putin. E sappiamo tutti che nella Costa Azzurra ci sono tanti russi, quindi diciamo, questo sacrificio forse può salvare la situazione, salvare la faccia di Putin. Questo, c'erano queste parole che Gerashenko ha risposto così. In conclusione, Irina Gulei, ti chiedo se hai notizie sull'andamento dei negoziati, perché secondo quelle fonti che arrivano a noi la situazione è praticamente sospesa, non c'è stato più nessun incontro né passo avanti. Sì, oggi abbiamo ricevuto il messaggio come da parte russa, e poi la parte ucraina ha confermato che i negoziati oggi sono in pausa. Cioè, adesso non proseguiamo nei negoziati. La parte russa dice che questa pausa provocata dalla parte ucraina, questo non hanno commentato dalla nostra autorità, non abbiamo un messaggio su questo. Però sì, i negoziati sono in pausa oggi, però abbiamo anche, per esempio, l'autorità ucraina oggi ha detto che comunque, in ogni caso, anche se proseguiamo con i negoziati, i nostri territori non li cediamo. Sono i nostri territori, Donbass e anche Crimea. Chiarissimo, Irina Gulei, grazie mille, come sempre, alla nostra corrispondente dall'Ucraina, e come sempre, buona serata e buona fortuna. Grazie, a domani.